Siamo giunti al momento dello spazio interviste ed è il momento ovviamente di avere l'ospite Metal Talk. Allora oggi chi abbiamo, caro Gianluca? E oggi mi fa molto piacere perché dopo tantissimo tempo torniamo a parlare di un guitar hero, anche se diciamo la nomenclatura è molto limitante perché è un polistrumentista, è un cantante, fa tutto insomma. Parliamo di Valentino Francavilla che ci presenterà il suo nuovo album. Ciao Valentino, grazie di essere qui con noi oggi. Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito. Sono onorato. Allora, fra l'altro è anche molto bello perché noi di solito presentiamo dischi che o sono appena usciti o stanno per uscire il venerdì successivo. Invece noi ti abbiamo proprio in super anteprima perché il tuo disco uscirà domani. Esattamente, in realtà proprio a mezzanotte praticamente, quindi sì. Buonasera. Siamo pronti con il nuovo album, il secondo album solista che si intitola Midnight Dreams. Prima di parlarne voglio tornare un attimo indietro al disco che ti ha presentato al pubblico, che ti ha fatto conoscere e che devo dire ha stupito tutti perché hai fatto tutto da solo e ti sei presentato con un grandissimo lavoro come Heavy Chains. Come cosa ti ha portato in questi anni, se te lo aspettavi, e soprattutto poi parliamo delle differenze stilistiche rispetto al nuovo Midnight Dreams. Beh, intanto la musica è sempre stata la mia passione da quando ero piccolo. Fortunatamente ho avuto un fratello che da quando avevo 8 anni mi ha indottrinato a Pane, Dokken, Iron Maiden, Halloween e tutti insomma i maggiori esponenti di quel genere. E coltivata questa grande passione per la musica, ho deciso io voglio fare un bel CD mio con la mia musica, dopo aver fatto comunque dei piccoli demo con delle band. Avevo proprio il desiderio, il sogno di creare qualcosa di mio, e quindi è nato Heavy Chains, che è il primo CD, e che sono felicissimo perché comunque nonostante sia stata un'autoproduzione sono riuscito comunque un pochino a farlo girare a livello mondiale. Chiaramente parliamo di una nicchia, però già il fatto che arrivavano richieste di ordini da Giappone, dall'America, comunque dei ragazzi o musicisti che hanno persino fatto le cover sui social network, ma mi ha dato sempre più carica, quindi ho deciso di continuare per questa via anche con il secondo, Perfetto. E una cosa che ho sempre apprezzato da parte tua è che oltre a suonare benissimo la chitarra, i pezzi sono costruiti non solamente intorno a squisitezze tecniche, ma sono proprio forma canzone, e soprattutto non ti dedichi solo alla chitarra, ma canti anche, una cosa che non è propriamente di uso comune. Quindi ti chiedo come ti sei approcciato in questo in generale, soprattutto nel nuovo disco, quali appunto sono secondo te le differenze, se ci sono, quali sono rispetto al tuo esordio. Certo, allora il primo fortunatamente era molto istintivo e chiaramente magari avevo meno esperienza di ascolti anche di altri generi, e quindi è venuto fuori tutto quello che in quel periodo ascoltavo come influenze, e ho cercato nel tempo di maturare un po' più l'aspetto non solo appunto tecnico della chitarra, ma anche proprio del fatto della composizione, nel senso che purtroppo il chitarrista virtuoso è visto sempre come quello che mette un sacco di note all'interno di un brano, e per la maggior parte magari può essere anche così. Che ho cercato di servire la canzone al meglio anche nel primo album per mettere in primo piano la voce, che comunque penso sia uno degli aspetti più importanti insieme alla ritmica su una canzone. E con il secondo album penso che sia cambiato il fatto un pochino più di maturità, che ho fatto risaltare ancora più questa cosa nel tempo. Poi chiaramente saranno gli ascoltatori a dire se ci sono riuscito con successo oppure no. Senti, una curiosità, nel frattempo tu ti sei fatto conoscere e sei stato pure ingaggiato da una band storica, veterani, super veterani in Italia, come i White Skull, cui hai tra l'altro inciso l'ultimo album, tra l'altro li abbiamo anche intervistati qualche settimana fa, e ovviamente con loro ti esibisci ovunque. Riuscirai a farlo anche in veste solista, con i tuoi dischi solisti? Sì, sto creando proprio un progetto che per il momento ha il nome proprio Valentino Francavilla Band, che unirà tanti musicisti talentuosi, la maggior parte li ho già trovati, ma volevo creare una super band di ragazzi anche più giovani di me, non che io sia vecchio, 30 anni, però volevo proprio, ho visto proprio dei talenti emergere e avrei proprio il desiderio di unirli e creare una bella band da portare fuori sia a livello italiano che europeo, e chissà,
adesso non voglio sparare all'alta, ma magari anche mondiale. Ok. Senti, ovviamente non posso non chiederti, prima hai citato qualche band, ma visto che insomma principalmente ti vediamo come detto per il polistrumentista, sì, ma come chitarrista, quali sono stati i chitarristi o comunque anche in generale le band più influenti per la tua formazione, chi di loro ti ha fatto dire voglio abbracciare una chitarra, voglio dedicarmi alla musica al 100%? Allora, in principio, quindi quando ero proprio piccolo, ricordo che i primi Guns N' Roses, AC/DC, Iron Maiden e anche Halloween sono stati, diciamo, i primi gruppi che mi hanno proprio fatto innamorare subito di questo genere, in generale del metal, del rock, e mi hanno aperto, diciamo, proprio le porte a quello che volevo fare nella vita. E successivamente, verso l'età di 16 anni, sono proprio, come si dice, fall in love, lo dico in inglese, con i Riot, che è uno dei miei gruppi preferiti. Sia del periodo anni 70, ma anche quello di, diciamo, dei più famosi, Thunderstorm, Village of Power, tutti quei CD lì, che veramente mi hanno fatto innamorare. Poi Warlord, Stormwitch, tutta la nicchia, diciamo, heavy metal anni 80, sia americana che tedesca. E poi vabbè, Scorpions, ne avrei talmente tanti, Motley Crue, sia della scena hard and heavy che quella un po' più verso il power metal, diciamo, come stile. E ricordami l'altra domanda, scusami. Sono... hai risposto bene, un bel panorama. Una curiosità, perché anche lì il discorso, sicuramente anche tu insegnando a suonare la chitarra dedichi tantissime ore appunto allo strumento, ma tu appunto sei anche un cantante, quindi dai lezioni anche di canto, è una dote naturale, quanto ti eserciti anche con la voce? Allora, questa è una cosa che mi fa anche un po' strano anche a me, nel senso che con la chitarra sono sempre stato autodidatta, tranne dai 24 anni in poi che ho iniziato a studiare, perché volevo farlo diventare appunto anche un lavoro a livello di insegnamento, e quindi diciamo che la parte tecnica l'ho tutta studiata autonomamente da piccolo, e la parte teorica armonica l'ho studiata in seguito per appunto insegnare. Per quanto riguarda la voce, ho sempre cantato sotto la doccia, no scherzo, ho sempre cantato in generale per divertimento, perché è una cosa che mi faceva proprio star bene, cantare penso sia lo strumento anche più difficile da utilizzare, perché siamo noi stessi, però è anche una delle cose proprio più belle a livello di sfogo emotivo che una persona può fare. E sinceramente, non per, cioè lo dico proprio per com'è, io non mi esercito mai, semplicemente prendo la chitarra e vado a cantare, mi piace anche cantare per strada, faccio busking e vado nelle città italiane ogni tanto a cantare dei pezzi, quindi diciamo che quella è la mia sala prove, il mio esercizio, anche se ultimamente stavo proprio quasi decidendo di andare anche a fare proprio delle lezioni per migliorarmi ulteriormente, diciamo, però solitamente non mi esercito nel canto, canto semplicemente basta. Beh, allora complimenti anche per questo punto di vista, per le doti naturali. Ok. Grazie. Valentino, siamo al termine del nostro spazio, del nostro intervento, e quindi giro la linea ad Andrea per farti pagare pegno. Ebbene, prima di pagare pegno, ci dai subito i tuoi contatti social, dove trovarti? Certo, allora su Instagram Valentino_Francavilla e su Facebook semplicemente Valentino Francavilla. Ed ora, dopo anche su YouTube. Anche su YouTube. Ovviamente, ed ora, dopo il mio countdown, dovrai tu lanciare il singolo. Sei pronto? Certo. E allora 3, 2, 1, vai! Healing My Wounds. Buon ascolto. Un abbraccio a tutti, grazie. Allora, ringraziamo Valentino Francavilla. Ti ringraziamo e ti auguriamo il meglio e che il metal sia con te. Ciao! Grazie, ciao a voi. Ciao, grazie.